che dovrebbe finire nei libri di storia, io che imparo a farmi la piega. Raga, ho imparato a farmi i capelli lisci senza piastra. Praticamente utilizzo soltanto questo, che è un rotolo, non so, una spazzola rotante. No, non è che gira, è una spazzola tonda e li passo col phon e vengono belli lisci. Raga, sto migliorando, sto migliorando. Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 15 giugno e oggi sarà una giornata molto carina che voglio vloggare perché questa mattina ci sarà l'apertura della McFit qui a Piacenza. Alleluia! E sono stata invitata all'evento di apertura per la press conference, non so come si chiami. Una cosa particolare è che la McFit sta aprendo nello stesso posto dove chi ha visto il mio primo vlog a Piacenza, quando sono venuta a fare il colloquio l'anno scorso, era andata a vedere una palestra che era la MyFit. Poi io non mi sono iscritta in quella palestra, ma ad un'altra, e ho fatto bene perché nel frattempo la MyFit è fallita. Ed è stata rilevata dalla McFit che nello stesso posto adesso sta aprendo un nuovo centro. Quindi sono felicissima di poter partecipare a questo evento e infatti sono già pronta per andare. Oltre a tutti gli influencer e personaggi famosi che ci sarà anche Mitch. Quindi dopo l'evento passeremo anche la giornata o parte della giornata insieme. Perché diciamo che a Rimini non ci siamo assolutamente visti o parlati se non a cena. Sono felice, quindi andiamo. Sì, magari casa mia fosse così. Cioè, c'è un tappeto. Cioè, non penso di essere stata una palestra così. Ok, io voglio lavorare lì. Dove? Lì! Cioè, scusa, finisci di lavorare, prendi, esci, sei dentro. No, scusate, marketing, avete bisogno? No, la parte con le lampade mi fa impazzire. Peccato per il tapiro là. Che poi, tipo, mentre ti alleni dici, ok, ho fame, aspetta, vado. È vero, sono rosa! No, vabbè. C'è i macchinari rosa, no, ragazzi. No, vabbè. No. Questo che cos'è? Ogni tavolo ci mangi la roba della sera. Evita di allenarsi proprio tutto il giorno, da quando apriamo a quando chiudiamo, ogni mezz'ora o ogni ora c'è un posto diverso. Ecco, questi video vengono fatti proprio da McFit, che sono proprio studiati con le professioniste del settore. Oh mio Dio, finalmente una palestra con più di uno squat rack. Sono emozionata. Cioè, finalmente non ci sarà più la guerra. Quando vado in palestra e so che devo fare squat, io ho l'ansia. Arrivo, lo vedo qua e dico no, vabbè. Cioè, proprio. Qui ce ne sono. C'è anche di là. Bellissimo. Ed è arrivato Mitch! Ce l'abbiamo fatta! Allora, io non voglio dire niente, però se sono in ritardo, non è colpa mia, 2 ore di traffico intanto entrare a Milano, per cui scusa. Sempre in ritardo. Comunque la palestra è bellissima, allora stiamo ancora facendo un giro, adesso vabbè, la solita. Cioè, per la prima volta le vedo in ordine. Sì, diciamo che mai viste sono in le ordine panche adesso in ordine. Probabilmente non saranno in ordine mai più. Ovvio.
No, ma questi già pronti non li ho mai visti così. Io ho sempre avuto quelli scacci con... Già bello figo, la Silvia oltretutto è contenta perché, forse non ve l'ha ancora detto ma in realtà già lo sapete di riflesso, perché lei aveva l'abbonamento in palestra a Padova McFit, adesso che ce l'ha dietro casa. Avete presente cosa vuol dire scendere di casa e ritrovarsi una McFit dietro? Effettivamente non è male. For the win. No, davvero. Ciao, ho avuto un culo. Ciao, tutto bene? Come stai? Bene, io ho appena finito di allenarmi, sono in un bagno di sudore, sono stata soddisfatta, vero i suoi hammer curls. Morendo. Brava. Top. E abbiamo Mitch. In fase di rec, purtroppo. Purtroppo dico perché non riesco ad allenarmi oggi. Perché? Devo fare troppe cose. Chi se ne frega del video, fossi uno youtuber. Allora, siamo riusciti a finire il tour della palestra. È stra pratico, perché così io mi metto qui, parlano loro. Sì, sì, vai. Si fa un video unico. Abbiamo finito il tour, o meglio, finito il tour della palestra, dovrebbe essere tutto. Adesso l'ideale era, ok, ci alleniamo, facciamo qualcosa. La Silvia si è già allenata in realtà. Sì, appena finito. Io invece, guarda l'obliquo. E mi sembra praticamente impossibile riuscire ad allenarmi, perché devo fare troppe cose. Silvia, sembri una rana. È bellissimo. Scusate. Scusami, sei meravigliosa, questo lo voglio tenere. Sono lounge, divano, ci manca solo la TV. Si stanno divertendo. Ciao Luca. Ciao Luca. Divertirti con poco, noi ci sentiamo male. Abbiamo passato tutta la mattinata qua. Ci siamo allenate perché domani poi io vado via, quindi dovevamo allenarci. Queste lampade sono... Anche io lo voglio, il soffitto così. Vuoi il soffitto così? È bellissimo. Cioè, ma diventi deficiente dopo 3 giorni. Ti immagini pulirla? No, devi anche pulire. Siamo negli spogliatoi, poi io faccio così e praticamente vado a casa. Qui ho il mio coso, qui mi porterò dietro i... No, non si apre, che sfiga. Potevo portarmi dietro, non so, gli asciugamani. E questo c'è lo specchio. Qui verranno dei selfie a manetta, ragazzi. Aspettateveli. Vero, aprilo? Ci portiamo tipo il cambio all'idea? Yeah. È finto. Io ho il solito riso, tonno, avocado, pomodorini, ceci. Mica male la tua situazione, obiettivamente. No, io sono molto molto più grezzo e c'ho tutto il pacchetto delle spezie, no, di pepe al limone di Tiger, che la Silvia prima o poi si dovrà assaggiare, per cui gliele devo mandare. Ma sai che io non so se sono senza glutine, quello è il mio problema, perché sennò le comprerei subito. Bisogna controllare. Perché in alcune c'è scritto che c'è il glutine, quindi essendo prodotte dalla stessa azienda non mi posso fidare. Io non è quello il mio problema, perché sennò avrei comprato dritto. Allora, cioè, quella cavolo di paprika voglio assaggiare. No, la paprika sicuro glutine non ne contiene. Però comunque un lo la so, ma però non è capito, certificata. È capito. Questo contiene sedano, latte, senape, semi di sesamo, può contenere. Però è tutto di contorno. Comunque, double scatoletta di tonno e poi abbiamo tipo questo che può sembrare qualcosa di ultra figo, però in realtà sono semplicemente dei finocchi tagliati sottili e come fonte di carbogallette a bombe. Queste sono le riso fanno paura. Secondo me sono riso le migliori, mais. L'altra volta avevi provato riso e soia. Sì. So tutto. Riso e soia sono buone, ma sono troppo, troppo nuvolose. Cioè, tipo troppo fragranti. Tipo le nuvole di drago. Esatto.
a parte che ci abbiamo tipo tutto il sole davanti ed è un casino. Ci abbiamo tipo una telecamera lì e una telecamera lì, per cui facciamole insieme. Vai, vai. Allora, io li sfrutto sempre, ragazzi. In sostanza, beh, abbiamo mangiato, abbiamo fatto tutto, però volevo parlare, volevo dire più che altro un attimino due cose sulla palestra. Che ne pensi della palestra? Allora, cosa penso della palestra? Giusto per i vloghini della Silvia. Allora, sono sincero, la palestra mi è piaciuta, nel senso, bellina. Ti dico la verità, vi dico la verità. Allora, molto molto bella, molto, molto diversa dal solito. Intanto la Silvia sta inserendo la roba su Instagram. Molto diversa dal solito, molto inusuale, senza alcun dubbio, perché comunque contiene veramente tantissime, ma tantissime, diciamo, gadget, attrezzi, piuttosto che si può dire murales, molto particolari, cose anche inutili all'interno di una palestra. Però è bello perché crea un ambiente molto suggestivo in cui allenarsi, e soprattutto il tutto a costo praticamente zero, perché è esattamente al prezzo, diciamo, di acquisto dell'abbonamento della classica McFit di Milano, che non contiene tutte quelle cose. Se l'hai pezzata l'ascella è un problema? No. Azzella pesciata. No, va bene lo stesso, non ti preoccupare. Dai, ci sta. Sembra che ti sei allenato. Sì. Quindi stavo dicendo, scusate, voglio vlog. La palestra è davvero molto bella. Allora, ok, allora avete capito, mi è piaciuta, basta. Va bene così. Anche a me. E siccome adesso da lunedì comincerò ad andarci. Aspetta, tienilo un po' più su, perché sennò. Giusto? Siccome da lunedì incomincerò ad andarci, ho scoperto che c'è anche tipo un divanetto dove posso fare i rest, le pause. E sarà molto divertente, sarà molto interessante. Quindi da lunedì mi allenerò lì e basta. Vedrete qualcosa sicuramente di divertente. As usual. Quindi adesso chiudiamo qui questo vlog. Io direi di chiudere qua questo vlog, soprattutto perché abbiamo la macchina lavastrada proprio davanti, per cui si sentirà tutto benissimo. Prossimo video! Ciao a tutti! Comunque, ragazzi, io ho un problema che non so come risolvere. Siete in troppi a scrivermi su direct e non riesco a rispondere praticamente, cioè, a nessuno. Mandare un cuore mi dispiace, perché vi vorrei rispondere per bene, a modo, però è impossibile, cioè. Davvero, cioè, come si fa? Un altro problema che ho è che io domani devo andare a Prato da Jimmy, che non vedo da un mese, e ovviamente domani Trenitalia fa sciopero tutto il giorno. No, comunque seriamente, come faccio ad andare a Prato domani? Come? Eh? Il mio Jimmy! Jimmy! Allora, ho trovato tale Guido su BlaBlaCar che mi porterebbe a Prato. Però dice che non accetta gli animali. E io Luna. Quindi adesso devo contattarlo e pregarlo. Pregate Guido. Poi se ne esce il genio di turno che mi dice: perché non lo prendi adesso? Sì, sei un genio! Quindi ho il treno fra un'ora, devo prepararmi la valigia, prepararmi la cena, prendere il gatto e scappare. Perché? Jimmy che è dovuto andare all'università e io sono rimasta qui in montagna con Luna che se la gode sulla coperta di lana. E Jimmy ha detto: ok, così rimani sui studi. Ma il problema è che se io faccio così, apro qui e vedo lì, no,
no, no. Jimmy, dov'è la play? Jimmy! Dov'è la play? La scatola dell'Xbox alla fine era quella giusta. Io tiro fuori questo, PlayStation 2, tiro fuori Kingdom Hearts e ciao mondo! L'ha battuta! Oddio, sì!